Manifestazione oggi in piazza a Palermo dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Inizia questa sera la seconda edizione dello Sfincione Fest a San Lorenzo Mercato a Palermo. Al via oggi Educarnival 2019, fino al 5 marzo gare canore, una sfida di cucina e la grande sfilata. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è venerdì 1 marzo. Questione salariale, carichi di lavoro, tutela della professionalità, benessere organizzativo ed ancora salute e sicurezza negli uffici. Sono le questioni che la UIL Pubblica Amministrazione Sicilia ha portato in piazza a Palermo in occasione della manifestazione sindacale dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate provenienti da tutte le province dell'isola. La UILPA Pubblica Amministrazione Sicilia scende in piazza. Tante sono le stanze che volete discutere? Sono tante, ormai siamo stanchi. Il degrado della pubblica amministrazione ormai tocca i cittadini in una maniera molto forte e noi vogliamo dire basta a questa idea che la pubblica amministrazione sia un contenitore contro qualcuno. Questa è una manifestazione che facciamo anche per la cittadinanza, per dire che siamo stanchi di apparire come coloro che mettono in difficoltà il cittadino. Parliamo oggi di Agenzia delle Entrate. Il fisco non è più visto come qualcosa di vicino al cittadino, ma qualcosa che vessa il cittadino e non è più sostenibile. Non è più accettabile. Se la politica sceglie di tagliare gli organici, se la politica sceglie di mettere in campo procedure che mettono in difficoltà tutti gli operatori, è venuto il momento, se la politica decide di ridurre gli organici degli uffici al minimo, per cui diventa difficile dare poi quella risposta che la cittadinanza merita. Per cui adesso affronteremo nei prossimi giorni il problema delle carenze di organico e vogliamo sapere dall'amministrazione, in questo caso oggi qui in Sicilia, se pensano che con una mancanza di organico, con un carico di lavoro così eccessivo, si possa gravare così tanto sui lavoratori che oggi saranno numerosi in piazza a protestare come lo hanno fatto nelle numerose assemblee, o se invece i lavoratori rappresentano un valore per cui a partire da chi dirige questa amministrazione deve spingere verso la valorizzazione di quelli che sono i lavoratori. Tra le questioni affrontate oggi anche quello dello stress da lavoro. Sì, lo stress da lavoro correlato, noi abbiamo realizzato uno spot di sensibilizzazione perché oggi con la mancanza del personale, considerate solo all'Agenzia delle Entrate, hanno quantificato 400 pensionamenti l'anno. Nel triennio vanno via un bel po' di persone, possiamo soprattutto negli uffici periferici chiuderli. Noi abbiamo sensibilizzato questo fenomeno a tutte le amministrazioni, oggi protestiamo come Agenzia delle Entrate, ma è una questione di carattere generale che interesseranno soprattutto i ministeriali e altri uffici che hanno già una carenza di organico. Quindi se la dirigenza vuol capire, noi siamo al fianco della dirigenza per dargli una mano. Oggi più di una manifestazione di protesta è una manifestazione di sensibilizzazione su un problema che dal 1 luglio avranno negli uffici. E il personale sicuramente con la carenza di personale non può essere massacrato con i carichi di lavoro assorbiti da chi va in pensione e distribuiti a chi rimane. Il presidente della regione Nello Musumeci ha visitato Expo Cook 2019, la kermesse dedicata al mondo della ristorazione e delle eccellenze gastronomiche in corso a Palermo all'interno della Fiera del Mediterraneo. Una bella iniziativa interessante, coraggiosa, che riesce a mettere assieme aziende assai impegnate in un comparto specifico che è quello in generale dei servizi e dell'agroalimentare. È quello un fronte sul quale la Sicilia ha guadagnato negli ultimi anni delle ottime posizioni. Credo che in Italia siamo fra i primi, assieme alla Toscana e all'Emilia-Romagna. Ed è importante incoraggiare le aziende. Noi come governo regionale abbiamo messo a disposizione 35 milioni di euro per la internazionalizzazione delle imprese, per l'efficientamento, per la formazione. Abbiamo pubblicato dei bandi lo scorso anno e pensiamo di doverlo riproporre anche quest'anno, perché
si tratta di opportunità assai utili alle aziende che devono essere accompagnate in un momento di crescita e soprattutto nella conquista di nuovi spazi di mercato. Ho trovato tante aziende, soprattutto siciliane ma anche della penisola, mi sono congratulato con gli organizzatori e devo dire che questa è la Sicilia che mi piace. Presentati questa mattina a Palermo i risultati del lavoro svolto negli ultimi 14 mesi da volontari e ricercatori storici dell'Associazione Culturale Palermo Pillbox Finders, che attraverso il progetto Cercami, censimento e rilevamento casematte militari, hanno avviato e portato a termine un censimento riguardante il patrimonio storico militare della Seconda Guerra Mondiale in Sicilia, nonché uno studio dettagliato sui siti militari di interesse storico ancora presenti nella nostra regione. Crediamo che il periodo sia quello giusto per poter parlare anche in Sicilia di riqualificazione dei siti militari e delle postazioni, ma anche di turismo storico di qualità. Nei 14 mesi abbiamo incontrato una realtà anche per noi ricercatori e volontari sconosciuta. Si parla di ben 1329 fra siti e postazioni militari, casematte, aeroporti, siti di alto interesse storico militare, per cui crediamo che sia un patrimonio che abbia tutte le carte in regola per essere riqualificato e poter parlare di turismo di alta qualità. Un patrimonio riscoperto negli ultimi anni anche da numerose associazioni per percorsi turistici. Certamente, la Sicilia sembra che stia trovando una inaspettata linfa in questo tipo di turismo. Ci sono molte associazioni e molti volontari che negli ultimi anni stanno veramente facendo in modo che il patrimonio storico militare siciliano sia conosciuto non soltanto a una cerchia di addetti ai lavori, ma anche a un turismo più di qualità. Se pensiamo per esempio che il sistema museale in Normandia riesce a fare annualmente 5 milioni di visite, ma anche il sistema museale maltese riesce a fare 100.000 visite l'anno, in ambienti molto diversi dal nostro, storicamente sicuramente importanti, ma non come la Sicilia, con le bellezze, col turismo e anche di diverso tipo, noi pensiamo che sia arrivato il momento veramente per poter parlare di turismo storico anche qui da noi. Sono delle installazioni costruite prima della Seconda Guerra Mondiale, che avevano diverse tipologie, soprattutto alcune servivano come posti di controllo e di osservazione sul mare, sono i famosi posti di osservazione costiera, e servivano evidentemente ad avvertire preventivamente in caso di incursioni nemiche dalla costa, un po' come le antiche torri saracene disseminate lungo le coste siciliane. Altre sono veri e propri caposaldi, li troviamo soprattutto nell'entroterra, in prossimità di nodi stradali, e servivano appunto come punti forti di resistenza in caso di invasione nemica. Poi ci sono altro tipo di installazioni, che sono le piazzole per le batterie antiaeree, alcuni esempi ne abbiamo su Monte Pellegrino o sulle cime delle più importanti colline che circondano Palermo, laddove appunto la contraerea italiana e tedesca contrastava o tentava di contrastare le incursioni aeree alleate. Sono posti sotto il profilo intanto della collocazione, spesso appunto sono state costruite in posti oggi affascinanti, belli sotto il profilo paesaggistico o panoramico, e comunque sono testimonianze del passato, un po' come tutti i beni archeologici e architettonici che richiamano ad epoche passate. Credo non sia sfuggita a nessuno la grande attenzione del governo della regione siciliana verso la destagionalizzazione, quindi cercare di entrare in tutti quei circuiti che la Sicilia, dove la Sicilia potrebbe offrire veramente tantissimo, ma circuiti che ci hanno visto per troppo tempo assenti come turismo, e quindi da lì abbiamo puntato ovviamente al turismo scolastico, al turismo religioso e al turismo bellico o turismo storico-militare. Parliamo adesso del fiume Oreto di Palermo, tanti progetti e le iniziative per riqualificarlo e restituirlo alla cittadinanza.
Diciamo che per la prima volta nella storia del fiume, negli ultimi 40 anni, adesso forse si sono veramente allineati i piani per mettere insieme associazioni, istituzioni, cittadini e intervenire veramente sul fiume e riallacciare il legame affettivo tra la cittadinanza e il fiume. C'è anche il rischio di fare nuovamente un gran buco nell'acqua, perché chiaramente adesso aspettiamo il primissimo passo di recupero del fiume, anche su un tratto breve, ma primissimo passo concreto di recupero del fiume, e speriamo che sia quello che possa poi scatenare come dire, l'effetto snowball, la palla di neve che diventa sempre più grande, fare sempre più interventi sul fiume Oreto, perché sarà una strada molto lunga, ma se non si fa il primo passo concreto adesso, secondo me c'è il rischio che rimaniamo altri 10 anni senza far nulla. C'è un aspetto giuridico importantissimo e sono intervenute delle novità legislative che oggi quasi tutti sconoscono, ma che è determinante a prendere se si vuole veramente cambiare qualcosa, perché dal 2015 è entrata in vigore una nuova legge che ha introdotto i reati ambientali all'interno del codice penale. E questo è uno strumento più incisivo per il singolo, ma anche per le associazioni, se veramente si vuole segnalare in maniera corretta l'illegalità a cui si assiste in maniera quotidiana. Si pensi a figure come il disastro ambientale, ma non soltanto, perché da un lato è fondamentale questo percorso di riavvicinamento che si sta portando avanti con le amministrazioni, quindi ricominciare a lavorare insieme all'amministrazione e mettere in comunicazione amministrazione e cittadini, ma così come è essenziale questo tipo di lavoro, al tempo stesso, qualora un cittadino dovesse trovarsi davanti a una situazione di illegalità, deve necessariamente segnalarla, perché altrimenti diventa un malcostume diffuso e le stesse amministrazioni non si sentono spinte ad apprestare quelle che sono le soluzioni adeguate rispetto a questi problemi. Noi ormai siamo sul campo da 2 annetti, da 2 annetti ci occupiamo del fiume, anche in collaborazione comunque con altre realtà come Salviamo Loreto comunque con la cooperativa turistica Terra da Mare. Soprattutto con la cooperativa abbiamo organizzato una serie di tour lungo il corso del fiume Oreto e abbiamo pensato fosse importante ristabilire il rapporto tra la cittadinanza e il corso d'acqua, perché comunque se n'era persa comunque la coscienza, la conoscenza, e spesso comunque avere conoscenza e coscienza di qualcosa è il primo passo comunque per migliorare anche il territorio, per promuoverlo. Soprattutto quello che abbiamo notato è che il fiume Oreto è per più versi inaccessibile, materialmente, fisicamente, per la presenza comunque di cartelloni pubblicitari, di muri, case abusive o meno, ma comunque sempre proprietà privata, ed è difficile comunque riportare le persone a girare lungo le sue sponde. Però comunque intrattenendo anche accordi con alcuni proprietari siamo riusciti in questo intento. Quello che abbiamo notato con piacere ed è stato anche dimostrato tramite la votazione effettuata con il FAI, quindi con i luoghi del cuore del FAI, le persone, e Palermo quindi ha risposto. 80.000 persone hanno votato, non so se questo sarebbe successo qualche anno fa. Il mondo del vino diventa fashion con la festa delle donne del vino dal nord a sud del paese. Cantine d'autore, etichette, accessori da vino, packaging e linguaggi alternativi. Anche in Sicilia la delegazione Donna del Vino festeggia domani con 2 diverse iniziative a Marsala, in provincia di Trapani, e a Noto, in provincia di Siracusa. Domani si festeggia Donne, Vino e Design. È la Festa Nazionale delle Donne del Vino e noi come delegazione Sicilia, tenendo presente la peculiarità del nostro territorio, che è un continente del vino praticamente, che è un territorio molto vasto, abbiamo deciso di fare ben 2 eventi, uno a Marsala, a Palazzo Fici, che è un luogo simbolo di Marsala, città del vino, ed è anche sede delle strade del vino di Marsala, e l'altro in contemporanea, sempre alle 17.30, a Palazzo Nicolaci, nella Val di Noto. In modo da dare sia alle socie che rappresentano i svariati territori della Sicilia e quindi sono sparsi nella Sicilia, che a tutti gli interessati e gli amatori di poter prendere parte ai nostri eventi. Le donne del vino diventa, possiamo dire, un marchio sempre più importante. Beh sì, questo che le dice mi lusinga molto. Ci sono tanti anni di lavoro,
tante storie, tanta tantissima passione e tanta dedizione al mondo del vino e quindi alle donne del vino. Sempre di più sono le aziende vinicole a conduzione femminile o che comunque vedono nel suo organigramma una donna che ricopre, devo dire, le più svariate funzioni, dalla cantina alla cura della vigna, alla commercializzazione, alle pubbliche relazioni. Siamo tutte profondamente appassionate di questo, del nostro lavoro e di questo mondo. Il vino è vita, il vino si compone di tanti fattori, dalla cura della vigna alla cura del vino in cantina, all'ultima fase che è quella della commercializzazione, che è la più importante. E quest'anno parleremo all'interno della Festa Nazionale delle Donne del Vino di donne, vino e design, perché è un elemento fondamentale del vino, della bottiglia, il packaging. Influisce molto sul consumatore finale un buon packaging e in genere ognuna delle nostre etichette ha qualcosa da raccontare. Allora noi racconteremo come nasce un'etichetta e cosa c'è dentro ogni singola etichetta o ogni packaging. Inizia questa sera la seconda edizione dello Sfincione Fest a San Lorenzo Mercato a Palermo. Gare fra prelibatezze e degustazioni fino a domenica. Si consolida questo rapporto di collaborazione tra l'attività che la Piana d'Oro fa per la valorizzazione dei prodotti tipici del nostro comprensorio, e tra cui ovviamente lo Sfincione di Bagheria e la Punta di Diamante, e il San Lorenzo Mercato, che è una grande vetrina, è il tempio dell'enogastronomia siciliana, un titolo appellativo conquistata nell'arco di tre anni di attività, dove il San Lorenzo Mercato si è conquistato nei fatti questo titolo, perché tutti i prodotti tipici DOP riconosciuti hanno il loro appuntamento durante l'arco dell'anno. Il nostro territorio, tra il Verdello di Bagheria e soprattutto con lo Sfincione, mi pare che insomma meritano questo evento. Tenete conto che il San Lorenzo organizza tre grossi eventi, uno sul gluten free, uno sul cannolo e il terzo sullo Sfincione, e quindi il nostro comprensorio lo interpreta in maniera magistrale, come sappiamo. Tante novità anche quest'anno. Innanzitutto c'è una postazione in più, c'è l'ospite d'onore che è Maurizio Valenti, che ha vinto il titolo lo scorso anno, sarà ospite, e poi a difendere il titolo di Bagheria ci sarà l'antica Forneria Scaduto, e dopodiché l'altra postazione sarà rappresentata da Alta Villa Milice, l'antico forno lombardo che ha vinto il premio social al nostro Sfincione Fest, che si configura come una sorta di semifinale che ha selezionato gli operatori per il gran finale, che vedrà tra altre cose rispetto allo scorso anno un giorno in più. Lo scorso anno erano due giorni, questa volta si anticiperà e già da venerdì sera dalle 19 ci sarà l'inaugurazione, sabato e domenica interrottamente alle 11 alle 23 si potrà venire a gustare le sue varie articolazioni lo sfincione Festival, esattamente. Quindi appuntamento al San Lorenzo Mercato. Sì, non ci sarà solo lo Sfincione, ci saranno anche eventi organizzati, collaterali, e poi domenica ci sarà la grande premiazione che sarà determinata dal voto popolare, cosa importante. Chi verrà a degustare potrà anche votare il proprio sfincione preferito tra quello di Palermo, Bagheria, Altavilla e Casteldaccia, e poi oltre il voto popolare ci sarà anche il voto social, quindi ci sarà una giuria specializzata, così come lo Sfincione Feste, che decreterà congiuntamente al voto popolare in maniera ponderata il vincitore finale. Al via oggi Edu Carnival 2019 fino al 5 marzo, gare canore, una sfida di cucine, la grande sfilata in 5 corsi e 3 piazze di Palermo. Le scuole siciliane, la Sicilia occidentale, partecipano alla quinta edizione di questa manifestazione che rappresenta il carnevale delle scuole, l'impegno dei ragazzi, l'impegno dell'ufficio scolastico, del corpo di istruzione e del comune di Palermo. È il trionfo dell'attività laboratoriale legata alla tematica dell'educazione all'ambiente e alla tutela del patrimonio storico-culturale della nostra città. Non per niente diciamo questa manifestazione che prende avvio oggi presso il liceo classico Vittorio Emanuele II, prende l'avvio proprio nel centro storico della nostra città.
Un lavoro in sinergia con vari anche enti, abbiamo collaborato con il comune, ma soprattutto una grande partecipazione da parte delle scuole che ogni anno diventa sempre più ampia. In particolar modo mi sono occupata della cerimonia di apertura di oggi, quindi dal 23, che partirà, avrà come tema il Teatro del Sole, quindi il luogo proprio di incontro non soltanto dei due assi principali della città, ma anche idealmente luogo di incontro di tutte le comunità. Quindi questa manifestazione vuole essere anche vuole avere un significato importante proprio come luogo di incontro. Il Teatro del Sole, perché il sole batte a tutte le ore in tutti i quattro i mandamenti, e avremo una materializzazione delle stesse figure che sono rappresentative della nostra città, le quattro sante, i quattro re e le quattro stagioni, con anche la presenza di un angelo, e comunque poi vedrete lì direttamente sul luogo. Ed è anche un modo per ricordare la storia, perché da sempre, anche nel 500 e poi nel 600, 700, 800 è stato festeggiato il carnevale, però questa ricorrenza si è un po' persa, per cui è un modo anche per rivedere la storia e riparlarne. Questo è un lavoro fatto dai nostri ragazzi speciali del laboratorio manipolativo. La performance ha il titolo Differenziando con arte, quindi l'importanza della differenziata, l'educazione all'ambiente, però della differenziata può essere, come dire, anche uno strumento, un volano per la creatività. Infatti abbiamo ideato questo abito che la nostra alunna indossa, che è ispirato a Palermo, un abito azzurro fatto interamente con materiale da riciclo, quindi il mare di Palermo, e l'effigie delle mani, al centro dell'abito abbiamo l'effigie di una mano di colore, di una mano bianca, che si intrecciano perché Palermo, appunto Panormus, è tutto porto e quindi deve essere sempre e comunque accogliente, multietnica, sincretica e aperta. Tutto nasce da un protocollo d'intesa che è stato sottoscritto fra il Comune di Palermo e l'Ufficio Scolastico Regionale, o meglio l'Ufficio Scolastico Regionale, quello territoriale, cioè il Provveditorato agli Studi, sì. E grande successo di pubblico per il Carnevale di Villabata, al quale hanno partecipato anche tante scolaresche. Ogni scuola aveva il suo tema, è stato un momento di condivisione che secondo me ha arricchito ancora di più le esperienze che i bimbi fanno a scuola. Sicuramente stare fuori dalla scuola è più motivante per loro, perché si ritrovano in un ambiente completamente nuovo e giocoso, c'è musica, insomma, poi collaborare è stato positivo per tutti. Tutto sommato la sicurezza, diciamo, ce la siamo creata anche noi facendo il nostro piccolo gruppo. Il carnevale è una festa che dà gioia, quindi diciamo che tutto lo fa poi la festa in sé. Noi ci abbiamo messo pure del nostro. Oggi è un giorno stupendo, meraviglioso. Le scuole paritarie del territorio, insieme alle scuole del territorio stesso, l'amministrazione comunale, si incontrano insieme a tutti i bambini per fare festa. Questo è il carnevale, un momento gioioso, un momento di condivisione. Un momento di aggregazione, le scuole si aprono al territorio, questo è il messaggio che vogliamo lanciare, ci spendiamo per loro ogni giorno, ogni momento, perché loro sono il nostro futuro e su loro dobbiamo giustamente investire. Viva Carnevale, viva Villabate e viva le scuole! È una giornata bellissima di festa questo giovedì grasso di Carnevale per noi del secondo circolo, che abbiamo lavorato su un progetto denominato La Scuola in Maschera. Ogni classe del secondo circolo ha lavorato su ambiti didattici particolari, la storia, la geografia, la matematica, l'italiano. Tutte le materie sono state interessate da questo progetto carnevale, che oggi è giunto alla sua conclusione con una sfilata per le vie della città di Villabate, e questa è una giornata davvero di festa. Ringrazio moltissimo le maestre e i maestri della mia scuola, ringrazio tantissimo la referente del progetto, la maestra Mary Capitano, ma soprattutto le mamme,
che hanno collaborato con noi nella realizzazione del progetto, effettivamente nella realizzazione dei costumi. I costumi sono bellissimi e sono frutto di un lavoro dei bambini di approfondimento di tematiche particolari. Oggi una giornata di grande festa per Villa Abate. Villa Abate è viva e vuole stare in festa e noi siamo strafelici di avere coadiuvato il lavoro del secondo circolo di Villa Abate, un progetto che nasce dalla referente Mary Capitano, bravissima maestra, che è venuta a proporci questa sua idea. L'abbiamo fatta nostra, quindi è diventato un progetto comune. In questo progetto comune ho deciso con l'assessore Rosanna Caruso di inserire le altre scuole del territorio, dalle scuole paritarie, i piccoli, stiamo parlando dei piccoli piccoli della prima infanzia e anche il primo circolo di Villa Abate. Tutto questo evento straordinario, bellissimo, un corteo che non si vedeva da anni a Villa Abate e ne sono veramente orgoglioso. Ciao, 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 ciao! E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... E dai che si riparte per dormire. Ciao, 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 ciao! È tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla seconda edizione. Arrivederci.